Eccole, buonasera ragazze, pian pianino vi state connettendo. Allora, intanto che arrivate, vado a recuperare il mio tablet. Ci siete? Eccole qui. Ciao Valeria. Allora, intanto che aspettiamo le altre, vado a recuperare la diretta sul tablet, così almeno vedo bene i vostri commenti. Ciao Lucy. Allora, come vedete, ho già fatto qualche palette per farvi vedere cosa faremo stasera. Speriamo di farvi cosa gradita. E visto che mi hanno appena chiesto sul gruppo se era stasera che facevamo l'opaco con l'acrilico, rispondo anche qui in diretta sì. E ho cambiato idea all'ultimo minuto e penso che inizierò a farvi vedere una palette intera opaca con l'acrilico, così vi spiego la tecnica e poi andiamo a fare la decorazione. Ciao Giusy! Allora, prendiamo una palette così proprio. Ho deciso proprio l'ultimo minuto perché ho visto che comunque alcuni non sanno proprio, alcune di voi non sanno proprio la tecnica dell'opaco con la polvere acrilica. Comunque, per stasera usiamo, come ho appena detto, la polvere acrilica clear, quindi quella trasparente, non quella bianca e non quella colorata. Useremo il top matte, useremo il perfect, poi vedrete il perché. Useremo il Pour Line come al solito e poi useremo i gel Paint. Perché? Perché molte di voi non sanno come utilizzare questi gel. Tra l'altro vado a sostituire questo perché non è un Paint, questo ma è un Color, quindi utilizzeremo questo. Quindi il Paint numero 2, il Paint numero 6 e il Paint numero 17. Essendo molto densi, essendo proprio fatti per le decorazioni, qualcuna di voi ha trovato difficoltà, quindi vi spiegherò come utilizzarli. Sappiate che se siete leggere a fare la stesura, come vi farò vedere adesso, potete usarli anche tranquillamente come unico colore, quindi come copertura dell'unghia, proprio perché hanno anche dei colori veramente spettacolari. Allora, ho preso la mia palette, prendo il rosso che sarà quello che si vedrà molto di più, quindi il Paint 17. Prendo il mio pennello ed inizio a stendere. Aspettate un secondo perché recupero un pennello. Eccolo. Trovato. Ciao Steffi, ciao Lumau, ciao. Allora, pulisco un attimo il mio pennello con un pad. Andiamo a prelevare, adesso vi faccio vedere anche la densità di questi colori. Sono, vedete, sono molto densi, ma hanno dei colori veramente spettacolari. È una linea veramente con dei colori molto accesi. Quindi ci sono i colori sia pastello che vivaci, soprattutto i rosa, sono bellissimi. Però ecco, sono un po' pastosi, proprio perché sono nati per disegnare. Però sappiate che non sono senza dispersione, sono con dispersione, quindi vanno sigillati. Oh, come vedete, se tenete il pennello con questa inclinazione, ciao Mafi, vedete?
Vi faccio vedere le inclinazioni del pennello, leggerissime, proprio deve sfiorare la tip o l'unghia, ok? Riuscite tranquillamente a fare una copertura con questi gel. Poi più li lavorate, più diventa morbido, quindi anche perché adesso incomincia a fare anche un po' freschino, quindi si diventano un po' densi. Ecco, se sentite parlottare mia figlia, perché stasera il papà è andato a giocare e quindi appena arriva la recupera e se la porta a giocare di là in cameretta. Ok? Quindi l'inclinazione per stenderlo è questa, molto leggere e quasi perpendicolari alla tip. Ok? Scusate, pa quasi parallele, scusatemi, la geometria. Ok? Quindi, come vedete, io ho fatto tranquillamente una stesura su una tip, tiro via un pelucco e arrivo subito. Ok, ecco qui, guardate che bello, che bel rosso che è. È quasi simile all'American Beauty della linea Color, quella che piaceva tantissimo a Steffi. Quindi, vado in lampada. Anzi, scusate, potete fare la sigillatura in due modi, quindi questo non è ancora andato in lampada, potete farla in due modi, o fate polimerizzare il colore e poi mettete sopra un sigillante senza dispersione. Facciamo una cosa, ve lo faccio direttamente vedere. Ciao Stefania, ben arrivata. Allora, colore non polimerizzato, prendo la polvere e faccio prima farvelo vedere perché ora che lo spiego. Sono diversi metodi e quindi colore ancora non polimerizzato, prendo la polvere acrilica e ce la metto sopra. Dovete sapere che la polvere acrilica è un sigillante. Quindi, quando voi prendete un colore anche da sigillare, una volta che ci mettete sopra la polvere acrilica, è già sigillato. Ok? Questo è un dettaglio che io nemmeno sapevo, l'ho scoperto poi utilizzandolo. E ho chiesto anche conferma e mi è stato confermato proprio che è proprio così. E la cosa bella è proprio questa, che una volta che voi avete fatto l'opaco con questo, siete a posto. Ok? Ora vado in lampada. E questo è uno. Ve ne faccio vedere un'altra con un altro metodo che più o meno è simile. Andremo col sigillante. Quindi prendo il mio colore. Uso sempre il rosso per fare prima. Così poi passiamo alle decorazioni. Ripeto, stiamo usando i gel Paint stasera, così vi faccio vedere come utilizzarli. Quindi prelevo un bel po' di colore, me lo lavoro bene sul giro cuticole. Ok, e tiro. Ok. In questo modo il pennello deve stare quasi parallelo, diciamo no, 45 gradi forse troppo, meno 30 gradi. Ok, in questo modo e lo tirate e fate la copertura dell'unghia. Ok, bene. Ora stavolta vado in lampada 60 secondi. Allora, questa è quella con colore non sigillata messo direttamente polvere acrilica. Vedete? Mi sta mettendo fuoco. Ok? Ora vi faccio vedere invece con colore polimerizzato. Sigilliamo. Quindi colore polimerizzato rimane lucido. Prendo un sigillante senza dispersione. Sigillo. Ciao Marina. Quindi sigillo la mia tip o la mia unghia. Siate abbondanti perché poi la polvere acrilica assorbe. Ok, e
E in questo momento andate sopra con la polvere acrilica prima di mettere in lampada. Allora, finché non diventa opaca già ancora prima di entrare in lampada, finché vedete lucido, continuate a buttarci sopra la polvere, che così se l'assorbe bene. Ok? Mi raccomando, la polvere acrilica deve essere la clear, altrimenti vi colora, vi copre il colore. Ok, io sono pronta per andare in lampada. Se c'è un eccesso di polvere acrilica, una volta usciti dalla lampada, spolverate semplicemente, ok? Con una spazzola, tranquillamente, perché non succede nulla. Ecco, questa è quella di prima, che abbiamo messo polvere acrilica direttamente sul colore. Ora attendiamo l'altra. Allora, nel frattempo mi sono preparata tre colori su tre tip per farvi vedere tre decorazioni diverse. Speriamo di riuscire a stare a farle in poco tempo. Per fare prima e per avere una superficie abbastanza liscia, perché la polvere acrilica rimane molto ruvida, useremo il sigillante matte. Per fare il matte sotto, eccola qua. Quindi questa qua spolvero, ok? Questa qua è quella con sigillante senza dispersione e polvere acrilica. Come vedete, il risultato è praticamente identico. Ok? Questo è il metodo matte con polvere acrilica. Come vi dicevo, stasera, siccome dobbiamo andare a fare delle decorazioni sopra, preferisco non avere una superficie troppo porosa sotto, perché la polvere acrilica rimane molto poroso. Quindi prendo il mio sigillante matte della Garden of Color e sigillo tutte le tre tip con cui che ho coperto con i colori Paint, quindi in questo modo ho sì una superficie matte sotto, ma abbastanza liscia da poter decorare sopra. Ok? Bravissima Valeria, perfetto. Quindi sto mettendo il matte sulle mie palette. Eccoci qua. Vado in lampada, 60 secondi e poi sono pronta per decorare. Ok, quindi tutte queste tre palette sono state fatte con questo metodo, ovvero colore top matte sotto e sopra. Abbiamo fatto la decorazione facendo l'opaco con la polvere acrilica. Ciao Vanessa! Ok? Quindi adesso attendiamo un attimo. Okay. Se avete intanto delle domande, fatele, perché questo è il momento di farle. Ok? Allora, inizieremo con la classica decorazione. Questo me lo metto un attimo in parte. Inizieremo con la classica decorazione del maglioncino, ok? Quindi facciamolo sull'azzurro, massimo. Ecco una cosa, io il top matte, anche se è senza dispersione, vedete che rimane un po' lucido.
Non so se riuscite a vedere. Rimane leggermente lucido. Io lo sgrasso. In questo modo viene via proprio completamente il lucido. Ecco qua. Ciao Franci. Io vi ho detto che usavo l'azzurro. Un attimo che prendo l'azzurro. Allora, andiamo col Paint 6. Light blu. Eccolo qui. Se volete fare colore su colore, altrimenti come avete visto qui, io ho fatto rosso, bianco su rosso. Abbiamo detto che facciamo la classica decorazione del maglioncino, facciamo in questo modo. Allora, io vado, mi faccio le mie due linee laterali. In questo modo, come vedete, i paint sono molto pastosi e quindi rimane leggermente in rilievo. Vedete? Quindi vado a fare la mia decorazione del maglioncino all'interno di questa linea che ho fatto. Ecco, poi un'altra cosa, i paint vi permettono di fare tutto il disegno perché giustamente noi dobbiamo andare a mettere sopra la polvere acrilica. Se io metto la polvere acrilica a metà disegno, faccio su un macello. Quindi in questo modo il gel paint vi permette di fare la decorazione senza che vi si apra il colore. Come vedete, io adesso farò tutta la decorazione e lui rimane lì e non si muove. Stessa caratteristica questa del gel Sugar Effect che non si muove pur essendo senza dispersione, quindi molto fluido. Ok? Ora facciamo delle lineette banalissime qua ai lati. E anche di qua io mi giro. Di solito faccio girare la mano alla cliente perché in questo modo riesco meglio. Ciao Sabrina. Ragazze, sono concentrata. Se non saluto qualcuna, perdonatemi, ma non vi vedo proprio. Eccoci qua, tiro via una bollicina se riesco, altrimenti la lascio lì. Ok, questo è il disegno finito. Lo vedete? Ora, stesso procedimento che vi ho fatto vedere per la copertura dell'unghia, prendo e vado sopra con la polvere acrilica prima di entrare in lampada. Quindi faccio in questo modo. Mi accerto che la polvere vada dappertutto e che si assorba bene perché i gel paint sono con dispersione, ma non succede nulla perché l'acrilico assorbe la dispersione e sigilla, quindi vi rimane l'opaco perfetto. Ok? Quindi vado in lampada.
e ciao Isa, ciao Rita, ciao Sabrina, Mafi, Franci, l'ho già salutato, mi sa. Ok, niente, procedo. Procedo con... vediamo cosa mi esce fuori dalla lampada. In tutti i sensi. Andiamo con quella rosa. Quella rosa facciamo dei cuoricini. Così vi faccio vedere anche come fare dei cuoricini semplici. Allora, pulisco il mio pennello con un pad imbevuto di cleaner. Prendo il mio colore finalmente rosa, il 2 Pint Delicate Pink. Prendo la mia palette con matte, sgrasso, perché non l'avevo ancora tirata fuori dalla lampada. Prendo il mio pennello dot e inizio a fare una cosa di questo tipo, però prima voglio fare le linee per delimitarmi il mio spazio di disegno, quindi anche qui stessa cosa, faccio le mie linee laterali. Ok, idem da questa parte. Ok, ora dicevo, prendiamo il dot, il dotter, non so come volete chiamarlo, e facciamo puntino. Allora, siccome fa molto, vedete, filamento, aspettate, attendete prima di alzare il dotter, perché altrimenti vi si sporca tutta la tip. Qui devo fare un cuoricino, quindi non mi interessa più di tanto. Poi vado a fare ancora un puntino più giù. Un altro puntino. E vado a farmi gli altri due puntini, che poi diventeranno un cuoricino. E finiamo con un altro puntino. Ok, prendo il mio pennello pulito, prendo i due puntini qui, inizio a fare il cuoricino. Forse l'ho fatti un po' troppo piccoli. Si blocca, ragazze, è ripartito? A me non mi si blocca, io sto vedendo la diretta dal tablet, quindi non saprei proprio, però non mi si blocca. Ok, vado a fare l'ultimo cuore. Ok, ci siete ragazze? A me non mi si blocca, io vedo sul tablet tranquillamente la diretta, è un po' in ritardo ma c'è. Vado a fare ancora la stessa cosa qui. Su
sui laterali, poi potete fare quello che volete, potete fare anche puntini, cioè non cambia a vostra proprio fantasia. Bene, sto leggendo che mi confermate che non si blocca, ok. L'importante è che poi sia tra l'altro anche nitido, perché spesso Facebook non fa vedere proprio nitide le immagini, ok. Questo è un altro disegno che si potrebbe fare per l'effetto maglione. Ora chiudo il mio barattolino e vado con la mia polvere acrilica. Ragazzi, vi assicuro che questa decorazione piace un sacco alle clienti, perché io l'anno scorso ne ho fatte tantissime. Ok, ora vado in lampada, e intanto che questa va avanti vi faccio vedere quella che abbiamo fatto prima. Ops, vi ho fatto un po' ballare, ecco qua. Questa è quella di prima, ok. Procedo con l'ultima, intanto che l'altra è in lampada, con questa qui, che facciamo il contrasto colore e bianco. Veronica, no, come dicevo, la polvere acrilica è sigillante, quindi non serve sigillare. La registrazione resta sul sito, sì, esattamente. Sulla pagina Kiki Niles. Ok, procedo. Vado a prendere il mio pour line. Rosy, tranquilla, tanto poi rimane tutta sulla pagina e potete rivedervele. Mi raccomando, ragazze, non sul gruppo Kiki Niles Shop, ma sulla pagina kikiniles.it. Ok? E tutti i prodotti li trovate su www.kikiniles.it. Ora, questo è un po' più impegnativo, ragazze. Grazie, Rita. Quindi un attimo di concentrazione. Se non vi rispondo, abbiate pazienza. Voi, se avete domande, fatele comunque, che poi, prima di chiudere la diretta, le leggo. Allora, andiamo a fare questo. Quindi mi faccio il mio pallino centrale con il mio dot. Ok. Poi, c'è un'alternativa a polvere acrilica? No, per fare l'effetto maglione no. A meno che tu non utilizzi il dry top matte, però ecco, siccome rimane un po' in rilievo col paint, rimane un po' in rilievo, devi stare attenta a col pennellino andare in tutti i punti in cui è in rilievo. Prova, io sinceramente non ho mai provato, perché la polvere acrilica comunque sia, penso sia la migliore per questo effetto. Ok, ora andiamo a fare i nostri rombi che formano il fiocco di neve. Il classico fiocco di neve che vedete sui maglioni, ok? Andiamo a fare prima i primi due. E riempio. Faccio l'altro sotto. Aspettate che scarico il pennello. Okay.
rombo con la punta esterna un po' più accentuata. Questo che stai utilizzando ora è sempre un painting. Questo è lo Sugar Effect della Pure Line, non è con dispersione, per farvi vedere proprio che potete usare sia uno che l'altro, nel senso che potete usare gel color con dispersione, quindi paint che sono con dispersione, oppure quelli senza dispersione, che è il Sugar Effect. Ora andiamo a fare gli altri due rombi. Uno e uno, due, quindi mi faccio proprio i punti di riferimento. Figurati. Ok, e finisco il mio rombo. Li riempio. Ok, fate girare la mano perché non sono fossilizzate, voi fategli girare la mano tranquillamente come preferite, come vi serve. Quindi altri due rombi a questo punto, purtroppo queste tipe sono un po' piccole, quindi si fa anche abbastanza fatica a disegnare, però ci sono anche le tip un po' più grandi da poter fare le prove, magari vi sono anche un po' più comode, dovreste trovarle tranquillamente sul sito, perché ho visto anche che qualcuna di voi l'ha già anche ricevute nei pacchi del Black Friday, quindi... Ok, portate pazienza, ho quasi finito, eh? Ok. Grazie, Lisa. Ora riprendiamo il nostro pennello Dotter e facciamo i nostri bei pallini. Quindi, facciamo due qui. Uno, due, più piccolo. Uno, due, più piccolo, poi uno, due, come vedete, anche se non è un paint, quindi molto corposo, ma è un gel senza dispersione, lo vedete che non si è mosso da lì dove l'ho messo. Grazie Rita, oddio, non sono abituata a tutti questi per i complimenti. Allora, finiamo con giusto per riempire la tip. Ecco una cosa, quando fate l'effetto zucchero, l'effetto maglione, perché poi dopo dovete mettere sopra la polvere, non fate linee sottilissime, non lasciate le linee molto sottili, perché altrimenti non prende la polvere. Ok?
soprattutto anche per l'effetto zucchero. Là sopra non ci stava, quindi finisco con questo qui laterale e ho finito. Ok, ora vado con la polvere acrilica. Grazie Sabrina. Allora. Anche qui accertatevi che non rimanga lucido prima di andare in lampada, perché la polvere acrilica deve assorbire tutto quello che è il gel sottostante, il gel del disegno. Mi raccomando anche in punta, laterale. Ok. Non preoccupatevi se c'è, vedete che in punta io ho un eccesso di polvere acrilica? Lo vedete qui? Io non mi preoccupo, vado in lampada perché sotto era opaca, quindi vado in lampada, aspetto i miei 60 secondi del gel e poi vado a spolverare. Adesso mi ritroverò la polvere acrilica anche nelle mutande perché è una polvere talmente fine che anche sui guanti scivolano. Allora, non ho ancora tirato fuori l'altra, ve la faccio vedere intanto. Spolvero, ok? No, non si sigilla, Simona. Perché, come ho già ripetuto, la polvere acrilica è una polvere che sigilla. È proprio sigillante. È al posto del sigillante. Sì, Sabrina, ho messo il colore, ho sigillato con il top matte perché poi se rivedete la diretta ho spiegato. Ho fatto vedere anche come fare l'effetto opaco tinta unita con la polvere acrilica. Se voi però dovete fare un disegno sopra, è meglio fare il matte con il top perché rimane leggermente più liscio e riuscite meglio a fare il disegno, perché la polvere acrilica rimane troppo poroso e non riuscite a fare il disegno. Ok, queste sono le prime due che abbiamo fatto. Vado a tirare fuori l'ultima. Vedete che c'è l'eccesso ancora di polvere, io spolvero. Scusatemi se mi sposto, ma mi metto sopra all'aspiratore. Ok, vedete? Ecco qui, lavoro finito. Eccoci. Il nostro effetto maglione. Sì, tranquilla Simona, riguardati la diretta e vedrai che ho spiegato ogni passaggio e anche le varie alternative che potete utilizzare. Ecco, a me questa decorazione piace un sacco perché comunque è d'effetto ma è molto semplice. Ci mettete quell'attimino in più per fare la decorazione, però poi ecco. Poi io adoro il matte in qualsiasi forma, quindi chi mi conosce lo sa. Ok, niente, per stasera è tutto qui. Siamo riusciti a stare anche all'interno di un'ora perché non voglio farle troppo lunghe le dirette, altrimenti vi annoiate. Niente ragazze, allora www.chichinales.it è dove andare a trovare i prodotti. Abbiamo usato i gel paint che tante di voi non sapevano come utilizzarli perché li trovano troppo pastosi, eccetera, eccetera. Vi ho spiegato come utilizzarli, così vedrete che una volta che conoscete il prodotto, che sapete il suo scopo, vi trovate benissimo. Grazie Valeria. Vi anticipo che sabato faremo un'altra diretta, perché io sarò da Clizia, quindi sarò con lei e come forse non sapete, noi le nostre dirette le organizziamo un mese prima e questa diretta di sabato è stata organizzata ancora un mese fa e faremo l'effetto zucchero. So che nella pagina è già stato fatto questo effetto, pazienza, lo ripeteremo e poi vi farò vedere anche un'altra decorazione. Faremo, come vi avevo promesso, torneremo sui fiocchi di neve
fiocchi di neve in effetto zucchero. E poi vi farò vedere una decorazione un po' più carina, un po' più stile nail art proprio, ok? Un qualcosa di diverso. Però, sorpresa, non vi dico il soggetto. Sappiate che è una cosa invernale, sicuramente, ok? Niente ragazze, detto questo, vi saluto, buona serata. Ci vediamo sabato. Sabato pomeriggio, penso, vi faremo sapere perché non so, io intorno alle 2 dovrei essere là. Vediamo perché ora faremo la diretta. Comunque sappiate che dal pomeriggio dalle 2 in poi tutto è possibile. Ok? Ciao ciao, buona serata.